Loro sono i responsabili del soccorso alpino e sono anche loro altrettanto fondamentali, no, nell'economia della macchina del soccorso. Che cosa fate? Iniziamo da te e poi passiamo appunto anche alla collega e soprattutto poi spieghiamo. Cosa fa lui? Cosa fa lui? Lui o lei? Non so. Lui. Yaki, eccolo qua. Allora. Beh, noi siamo il soccorso alpino, noi interveniamo tendenzialmente in montagna, comunque in tutti i terreni cosiddetti impervi, esatto. Quindi sia montagna, terreni ipogeo, quindi le grotte, sottoterra, sì. Nelle fore, quindi che è un po' il luogo dove ci incontriamo tra le squadre che lavorano sottoterra e quelle che lavorano in montagna. Mi pare giusto sottolineare anche la estrema professionalità di queste persone, di questa gente che a volte vanno in situazioni estremamente rischiose, giusto? Sì, questo sì, va detto. Questo va detto e... Per entrare a far parte del soccorso alpino c'è tutto un percorso che una persona deve aver fatto prima, quindi una persona che deve andare a arrampicare, deve conoscere la montagna in tutti i suoi aspetti. Saperla cogliere bene e non rischiare ovviamente, perché non mettere a repentaglio sul anche. Sul rischio poi intervengono tante dinamiche che non sempre sono valutabili e spesso e volentieri in fase di intervento magari il soccorritore tende un po' a dimenticarsi, un po' con... Fatto di andare a salvare qualcuno, esatto, mette in primo piano questa cosa e in secondo la propria sicurezza, anche se di fatto è sempre la cosa principale, perché già dobbiamo andare a trovare qualcuno, è meglio trovarci noi stessi nella stessa situazione. E allora dicevamo che tra i vostri assistenti, direi preziosissimi, giusto? C'è questo splendido esemplare pastore tedesco grigio. Pastore tedesco, ecco, che cosa fa questo cane? Questo cane, allora, lui in particolare, ma come ormai tutti i cani del soccorso alpino nazionale, è un cane bivalente. Cosa vuol dire? Che è un cane che fa ricerca sia in superficie che in valanga, quindi su terreno. È addestrato anche per andare a cercare le persone sotto la neve. Assolutamente, questa per noi è una cosa fondamentale. Perché? Perché comunque in valanga domina il fattore tempo, e dove ancora non arriva la prevenzione, che è la sicurezza, che è il dispositivo ARVA che ogni persona che va in un ambiente nevoso dovrebbe avere. Noi abbiamo un'arma in più, che è appunto il naso del cane. Il naso del cane che arriva sicuramente prima di quello che potrebbe fare comunque una squadra. Lui, spieghiamo una cosa, quanti metri riesce a sentire una persona? Beh, questo dipende molto da... molte variabili, nel senso che dipende da che neve, dalla struttura della neve che scende, da... se una valanga è primaverile, una valanga è invernale, la neve è compatta più o meno, okay. La neve è a blocchi. Se la neve è a blocchi, quindi la classica valanga primaverile, giusto, ha più possibilità anche di trovare in profondità. Se la neve è fresca, classica, difficile. È più difficile perché è più compatta, è più densa, quindi a grandi profondità, però i cani sono arrivati a sentire anche la profondità di 4-5 metri. Per bacco, questo è veramente straordinario. Sì, perché nel momento in cui... una persona appunto non ha larve, quindi non c'è facile, insomma il cane ci aiuta, e anche se ce l'hanno, quando ci sono tante persone, comunque la prima uscita è del pie e del cinofilo, quindi sono due persone e il cane fa la differenza, perché non bastano mai. Spieghiamo solo un'ultima cosa, ovviamente con gli esperti del soccorso alpino, quanto bisogna addestrare un animale di questo genere? Tutta la vita. Loro iniziano ad addestrarsi, iniziano a fare i primi lavori a 3 mesi, lui ha 3 anni e mezzo. Ah, okay. Lui ha 3 anni e mezzo, è da poco operativo in valanga, da un quindi, anno. E tra l'altro lui viene portato sull'elicottero, vero? Sì, lui ha già fatto il suo primo intervento purtroppo quest'anno, però ha già dimostrato di esserci, di essere un cane che può aiutare tanto. Perché è un cane veramente bravo, non perché è il mio, ma è bravo. No, va bene, allora, ecco, poi ovviamente il cane proprio è personale anche. Il cane è personale, esatto, certo. Quindi ovviamente è personale, ma poi è in forza il soccorso, certo, alpino, quindi comunque a tutti gli effetti lui è un volontario del soccorso. È un volontario, anche lui, ecco, vi presentiamo un altro dei volontari della grande macchina del 118. Salute, eccolo Yaki. Qua, Yaki. Ciao. Ecco, questo è il suo saluto. Bene. Perfetto.